Andiamo avanti con il maestro Pier Francesco Pingitore, regista, sceneggiatore, autore televisivo, 11 film per la TV, 33 programmi per la TV, Bucce di Banana, Gran Caramel, Biberon. Vabbè, non ha bisogno di presentazione, Pier Francesco Pingitore. Allora, maestro, lei faceva dei programmi che facevano 16-17 milioni di spettatori. Sì, io. Sa. Quale vuole questo? Allora, sono un po' cambiate le cose. Le cose sono molto cambiate, anche perché noi adesso non ci siamo più, non siamo più in televisione, non siamo più neanche nel teatro Salone Margherita, dove abbiamo fatto spettacoli che hanno avuto, come dicevi, la benignità di dire 18, 17, 14 milioni, eccetera, e non c'è più neanche il Salone Margherita, perché la Banca d'Italia l'ha chiuso dopo l'ultimo spettacolo del 2020. C'è stato il Covid. Dopo il Covid la banca ha detto che lo tiene chiuso. Allora a Roma è chiuso l'Eliseo, a Roma è chiuso il Valle, a Roma non esiste più la Cometa, non esiste più come teatro il Salone Margherita, un teatro di stile Liberty, come non ce n'è nessuno, neanche in tutta Europa non c'è un teatro di puro stile Liberty come il Salone Margherita per 50 anni, e lo abbiamo portato a un livello che non aveva mai toccato, di pubblico, di notorietà, di splendore, di belle donne, tra cui... Ti vuoi alzare un attimo? Beh, a questo punto chiamiamo Matilde Brandi, che è una delle premiate di questa prima grande edizione dell'Antenna d'Oro, no? Maestro, è vero, scrivo tutto quello che sta dicendo. Due grandi romanisti, tra l'altro. Sempre, siamo cavalieri sempre della Roma tutti e noi due, siamo cavalieri, caspita. Dunque, insomma, il teatro di Petrolini, di Totò, di Oreste Ionello e anche di Matilde Brandi. No, ma io devo dire grazie, non agisce, a te, maestro, capito? Perché ci ha insegnato tanto, veramente. E quindi un applauso io lo farei al maestro Vincitore, perché vengo tra l'altro da registrato una cosa da Marzullo, dove c'era Martufello che diceva la stessa cosa. Vabbè, e bisogna capirlo. Io ho pagato a tutti per dire queste cose. Va bene, no, grazie ragazzi. E Matilde è stata con noi più anni, è stata sempre bravissima, ha un grande fascino sul palcoscenico, come ce ne sono veramente poche. Anch'io l'ho pagato il maestro per dire questo. Voglio bene. Grazie. Abbiamo ricordato il bagaglino, qui in sala tra i premiati c'è un altro protagonista, no? Gigi Miseferi, eccolo. Insieme a Giacomo è stato veramente uno dei punti fermi del bagaglino. Tieni, ti do il microfono. Ce l'abbiamo. Posso fare questo? Intanto buonasera a tutti, io sono emozionatissimo per un semplice motivo, perché per una congiunzione astrale meravigliosa io ricevo il premio Antenna d'Oro e vi ringrazio, e per questo lo devo al maestro Pier Francesco Pingitore, che ci ha aperto le porte della televisione a me e a Giacomo Battaglio, con il quale ho diviso tantissimi anni in scena. Bravo Giacomo, bravissimo. E poi, se permette dottore, volevo dire una cosa: quanti calabresi ci sono? Alzate la mano, anche i latitanti, c'è sempre la alzate la mano. Roberto. Sì, perché voi non avete, cosa c'entro io con Roma? C'entro perché, ecco, Roma è la più grande città della Calabria. Questa va detta, questa cosa. E volevo, fatelo. Volevo ringraziare le varie amministrazioni, sono succedute, perché hanno fatto una cosa bellissima. Adesso l'ho appena saputo, me l'ha detto Sartori dietro le quinte. Praticamente adesso la nuova amministrazione farà una cosa bellissima: per non farci sentire la saudage, la nostalgia a noi calabresi, cambierà il nome di quartieri e di strade. Per esempio Monte Mario diventerà Aspro Monte Mario, la Salaria diventerà la Silaria, Monte Sacro Monte Sacrotone, e poi faranno Pomezia Terme e Catanzeur. E io vi ringrazio. No, grazie veramente. Grazie a voi. Ma possiamo fare un applauso anche a Graziella Vera, che ci ha vestito sempre. Graziella Vera, anni. Grandissima costumista, calabrese anche calabrese doc. Calabrese pure Graziella, stupendo. Graziella. Quanti abiti ci hai fatto a noi, tutti? Tantissimi. Dietro la direzione del maestro, perché prima, come il maestro diceva, allora questo va bene, questo non va bene. Molto serio e spiritoso, però quando è libero.
Esatto. Vedi come noi calabresi amiamo l'inclusione, vedi, anche esatto. Benvenuta qui. Ma anch'io sono calabrese, guarda, se mi metto mi impegno. Fantastico, guarda. Fantastico. Grazie, veramente. Ti ho fatto fare la calabrese. Cicciuzza, mi ha fatto fare Cicciuzza a me, la badante del maestro Oreste. No, grazie veramente. Noi potremmo stare qui 8 ore e mezzo se non ci togliete il microfono. Sì. Ma qui abbiamo monopolizzato, facciamoli andare avanti. Certo, assolutamente sì. Certo Gigi, il calcio di una volta, non c'è più la televisione, ma nemmeno il calcio di una volta. Prego, prego. Allora, guarda, mi sta fornendo l'assist, perché questa cosa qua, sì, il calcio che c'era tutto, il calcio minuto per minuto, perché quando il calcio non lo vedevamo in HD, in HDD lo ascoltavamo alla radio, tutto il calcio minuto per... minuto! E c'erano quelle voci meravigliose, partiva sempre Roberto Bortoluzzi dallo studio, dava la linea a Sandro Ciotti, Enrico Meri e Zio Luzzi, ma Roberto Bortoluzzi faceva così... E qui Roberto Bortoluzzi dallo studio di Ecchi Campi collegati nell'ordine. Abbiamo a Torino Enrico Meri per Juventus Roma, abbiamo Sandro Ciotta a Milano per Milan Inter, la Serie B affidata da Zio Luzzi. La linea va subito, Enrico Meri a Torino per Juventus Roma, Enrico Meri. E qui Enrico Meri a Torino 0-0 tra l'Juventus e la Roma, terreno in ottime condizioni, aspetto di circa 40.000. L'evento schiera a Tacconi, Fabio Caprini, Garia Brutticella, Marovaro, Scelto Pelli, Zavaro, Vellautrup. La linea va subito a Enrico Meri, a Sandro Ciotti per le battute finali di Milan Inter, attesando. 0-0 anche qui a Milano, una partita bellissima tra Milan. Tra Milan e Inter, una partita fantastica, entrambe le squadre vorrebbero l'intera posta in palio, l'Inter attacca pieno organico, si difende il Milan, siamo alle battute finali. Attenzione, sono Luzzi da Cesena per dire che il Cesena al 92esimo sostituisce Scuguggia con Calcaterra. Luzzi, grazie per questa storica interruzione, soprattutto a Vaffo. Evviva tutti il Gigi Miseferi! Premio per i 40 anni di attività lavorativa, ma sono i primi 40, Gigi Miseferi. Grazie. Premio speciale a Matilde Brandi. Grazie, grazie. Guarda, grazie. Questo è per Matilde Brandi. Grazie. Gigi Miseferi, e c'è un premio speciale dell'Assemblea Capitolina al maestro Pingitore. A me è più piccolo. Però è più pesante. Grazie tante, grazie tante. Scusate. Grazie a lei, grazie a tutti signori. Grazie Gigi. Grazie a voi e vi lasciamo con una piccola prescrizione. I medici dicono che ridere fa bene, noi aggiungiamo che la comicità non è un medicinale, per cui non usatela con cautela, abbuffate. Grazie, grazie Matilde. Fate un applauso con questi buchi.